Zunächst möchte ich Herrn, Herrn Bölder für die Freundlichkeit dieser Einladung wirklich danken. Es wäre schön gewesen, uns alle in Klagen vortreffen zu können, aber es ist ein Privileg und eine Ehre für mich, auch im virtuellen Modus an dieser Konferenz teilzunehmen. Dann hatte ich gestern das Vergnügen, den lieben Professor Waldenfels wiederzuhören, den ich seit vielen Jahren nicht mehr getroffen habe und äh, dem mein besonderer Gruß gilt. Ich wäre sehr froh, wenn ich vertrauter mit ihrer außergewöhnlichen Sprache Deutsch wäre, als ich es leider nun einmal bin, um das Potenzial der Originalzitate insbesondere von Musil wie auch von Husserl voll ausschöpfen zu können. Doch aufgrund des literarischen Wertes dieses Musilhauses, das per se schon größten Respekt gebietet und angesichts der Tatsache, dass mir freundlicherweise die Möglichkeit geboten wurde, Denjenigen, die meinen Vortrag fol folgen möchten, eine perfekte deutsche Übersetzung zu bieten, nehme ich die Gelegenheit wahr, mich auf Italienisch auszudrücken, um die Genauigkeit des Ausdrucks zu bewahren, ohne an Eloquenz zu verlieren. Ich entschuldige mich im Voraus für diese Wahl und ich danke Herrn, Herrn Bölder mehrmals sehr herzlich, sehr, sehr herzlich auch für seine großzügige Mühe. La scelta dell'italiano ha tuttavia qui anche un suo senso dal punto di vista semantico, sia perché di alcune opere di Musil esistono in italiano traduzioni davvero ottime, particolarmente calzanti agli occhi fenomenologici, sia perché, come si vedrà, utilizzerò qualche espressione stranamente non facile da rendere nella pur ricchissima lingua tedesca. Ma anche perché se, come afferma Ortega e Gasset, ogni lingua taglia il volatile del mondo a modo suo, il che significa che prima ancora lo ha quindi anche pensato a modo suo, e ciò amplifica quella fluorescenza, quel fluttuare dei significati, dice Husserl, che circonda le parole, le quali tra le lingue si sovrappongono. Si sovrappongono senza corrispondere del tutto né mai perfettamente nei contorni. Può essere allora anche interessante fornire uno scorcio di lettura che allarghi, anche solo nella povertà di un'interpretazione, l'orizzonte dei testi al contesto dei sensi di una lingua diversa da quella in cui ha pensato chi li ha scritti. Il tema della tagung è la terza gamba che sostiene il tavolo. Ora parto proprio dalla premessa di lavoro che è stata proposta per questa Arbeitstagung, ovvero di indagare sul tentativo musiliano di usare la letteratura come scienza fenomenologica rigorosa, con particolare riguardo alla domanda se nel Segretariato Mondiale per l'Esattezza e l'Anima o nel segretariato terreno dell'esattezza e dell'anima, come traduce Anita Ro la traduttrice italiana, noi ritroviamo o possiamo riconoscere la figura husserliana di funzionari dell'umanità. La domanda che riguarda due loci ben precisi da cui trarre spunto il paragrafo 15 della crisi e il capitolo 116 dell'uomo senza qualità è quanto mai stimolante, anche provocatoria, al miglior stile di Ulrich. Perché, a prescindere dalla traduzione, mondiale e terreno non suonano uguale, ci sono divergenze anche in tedesco. Per, für, più accusativo, non è del, der, genitivo. E questo rinvia a evocazioni diverse. A un erdensekretariat, der Genauigkeit und Seele. Come lo chiama Musil, uno sarebbe tentato di rispondere subito di sì. Ma è un segretariat für Genauigkeit und Seele? Forse no. Nel primo caso reggono infatti l'esattezza e l'anima, della cui unità ogni segretario fenomenologo è al servizio. Nel secondo, a sindacare sull'esattezza, e Dio non voglia, anche sull'anima. È un segretariato che potrebbe diventare governo mondiale e ad regirung. E questo entra fin da subito in collisione con il senso in cui anche Husserl, da par suo, intende la propria espressione nel locus testuale che qui lo riguarda. Egli in verità precisa che si tratta di funzionari dell'umanità filosofica moderna. Sta parlando dei fenomenologi. I quali fungono o hanno la responsabilità di fungere da tutori dell'umanità, ma che sono o dovrebbero essere quanto di più lontano da qualunque burocrazia. La parola funzionari ha quindi un senso peculiare, che alla fine va incontro al senso della proposta di Musil, ma sono proprio le piccole forzature della nostra domanda a renderla ancor più interessante. È ovvio che il problema non è meramente linguistico. Quindi, per approfondire l'argomento e non farmi imbrigliare o fuorviare né dal confronto fra, con fra concetti, pregiudizi da cui devo liberarmi, dice Husserl, né da un binario parallelismo fra concezioni del mondo, propongo di aprire il piano a un terzo punto, una terza gamba che sostenga il tavolo, una triangolazione che implica di suo una presa di distanza, per acquisire la prospettiva di cui il guardare tematizzante ha bisogno. Il terzo elemento da cui vorrei prendere spunto è quindi da, eh, quello da cui prende il titolo la mia relazione, che è una citazione da I tuoi del giovane Turles nella splendida traduzione di Giorgio Zampa. Cito il nostro pensiero, eh, c'è la, la traduzione eh, in video, quindi posso citare in italiano, il nostro pensiero non ha nulla di solido, di sicuro sotto i piedi, ma avanza sopra un terreno disseminato di buche, traduce Zampa, chiude gli occhi, cessa per un momento di esistere e arriva sano e salvo dall'altra parte. Dovremmo essere disperati da un pezzo. In tutti i campi la nostra scienza è traversata da simili crepacci, masse erratiche sopra un oceano di profondità incommensurabile. E invece non disperiamo. Ci sentiamo anzi sicuri, come sopra un terreno solidissimo. Non avessimo questo senso di sicurezza, ci uccideremmo, disperando della nostra povera intelligenza. Una volta che siamo persuasi di questo, non possiamo più negare l'esistenza dell'anima. Fine della citazione. Musil mette queste parole in bocca al personaggio di Beineberg, il quale esprime un progetto che a Turles chiaramente non basta. Infatti obietta, non fuori di me, ma in me cerco, e non qualcosa di soprannaturale, ma la natura. Ciò che conta per il giovane proto-fenomenologo, alle prime armi seppur già così lucido, è dunque la realtà del suo corso di vissuti, anche perché interno, anzi addirittura intimo, era in quel frangente pure il fenomeno a cui egli stava cercando di dare senso. Potevano anche essere fantasie dice. Ciò che contava era l'effetto che tali impressioni avevano sulla sua indagine interiore. Forse tutto era solo un'illusione, dice, tanto da arrivare a chiedersi, sono mostri? Sono solo nubi? Infatti, quando tutto ciò che abbiamo è ancora solo orizzonte, nebuloso, indeterminato, un'incognita intenzionale, Un'X vuota o intenzione vuota, come dice Husserl, quella che Musil chiama la profonda massa, produce turbamento. La determinazione vi verrà stagliata dopo e successivamente ancora arriverà la menzione, i nomi che all'inizio mancano. Ma quel gesto di andata, che in Turles è spontaneo e che in Husserl fonda l'espressione Ausdruck, e quindi il segno Zeichen reclama poi sempre di nuovo anche uno di ritorno a ciò di cui quest'ultimo è indice Anzeichen. Quando abbiamo già parole e soprattutto abbiamo il metodo, esso ci chiede di esercitare consapevolmente le per completare a ritroso il senso di quelle parole. Ci porta quindi a risignificarle o risensarle, col riempimento intenzionale nuovamente originario, cioè a riferirle all'esperienza dell'Io, che resta sempre sintetica e in ultima analisi trascendentalmente aistetica. Il grado di reversibilità esperienziale dal linguaggio verso un'attualizzazione del riempimento che ha comunque sempre il suo punto d'origine nella donazione di senso, diviene dunque indirettamente proporzionale al grado di astrazione che quei segni hanno subito. Se quelle parole si saranno cristallizzate in concetti sostruiti o anche svuotate come in un codice formale. Il collegamento originario con l'esperienza che le ha fondate si perde e non sarà ricostituibile. Invece, esso risulta particolarmente presente e anzi facilitato dal linguaggio metaforico, allegorico o analogico, in cui quel rinvio rimane, vivo per dirla con Ricoeur, e a cui non a caso anche Husserl volentieri ricorre. Il termine Fluss, per far solo un esempio che in italiano viene tradotto con la parola flusso, in senso proprio in tedesco significa fiume. Grazie alle immagini di cui accenno, la metafora rinvia infatti a un'esperienza vivente che ogni volta si ricompie, essa così agevola anziché ostruire la teoresi, perché cito il momento idetico del pensiero può farsi valere indipendentemente dalla lingua, come osserva Enzo Melandri. Questa è la ragione che ci fa dire che la polisemia fa parte del rigore del metodo. Perché di contro all'analisi linguistica che subordina, cito adesso, che subordina l'estetica all'analitica e assegna un ruolo produttivo al linguaggio, la fenomenologia di Husserl, spiega Roberto Walton, trasforma l'estetica in strato fondamentale della logica trascendentale e limita il linguaggio a una funzione riproduttiva. In questa prospettiva, cito ancora Walton, i significati linguistici rinviano, mediante un rapporto di fondazione, a sensi prelinguistici che si iscrivono nella situazione percettiva. Il fatto che gli oggetti si rivelino ciascuno in modo pecul peculiare genera una signific significatività, ossia una sfera di senso, aggiungo, cito ancora Walton, previa al linguaggio. E sulla base di questa esperienza antepredicativa, in cui il mondo viene contemplato passivamente in tale o quale modo, si costituiscono, mediante una sintesi attiva, i significati. Fine della citazione di Walton. Il linguaggio interessa quindi, in primo luogo, come espressione indicativa e la funzione comunicativa viene relegata all'ultimo piano. La strada da fare è dunque quella metodica. Ripartire dall'esperienza, ritornando al sedimento originario, sempre di nuovo anche a seguito delle parole. Secondo un modo di procedere in cito merlo Ponti. La fenomenologia è infatti un movimento ancor prima di essere una dottrina, dice merlo Ponti. E proprio nella misura in cui rimane fedele alla sua intenzione, il suo metodo è premessa della meditazione infinita di una filosofia, la vera filosofia, egli rimarca, che consiste nel reimparare a vedere il mondo. Più che discettare del metodo o parlare del metodo, noi dobbiamo eh, dunque anzitutto applicarlo, attuarlo, farcelo carne, se così si può dire, Leibhaftig, dice Husserl. Il tavolo della mia riflessione ha quindi infine una quarta zampa, quella che appunto mette in moto l'azione riflessiva, che è data dalla vita stessa, ovvero dalla storia, anche nella sua concreta attualità, perché a partire dal nostro vivente intenzionare le cose stesse, che Husserl ci sprona a esercitare quel compito storico che, mirando alla connessione storica complessiva come se fosse una connessione personale, prova a giungere attraverso le fasi di oscurità a una chiarezza soddisfacente, come egli scrive nel capitolo 15 della crisi da cui questa tago prende spunto. Se questo è il compito che ci ha assegnato, che Husserl in queste pagine ci affida, cito ancora Husserl, l'unico che noi possiamo assumere personalmente, allora dobbiamo provare, come egli scrive, a intravederlo dall'interno. Solo così, sottolinea, noi che oltre ad avere eredità spirituali siamo profondamente intrisi del divenire storico-spirituale, Abbiamo un compito veramente nostro, dice Husserl, che non possiamo scoprire attraverso la critica di un qualunque sistema o concezione del mondo. Le buche del nostro tempo. Ora, quelle righe di Musil che ho ripreso poc'anzi dal Thurles balzano agli occhi perché in esse ritroviamo, o almeno ritrova in questo caso l'io che le sta intenzionalmente guardando, non solo un orizzonte, ma in particolare una parola che in questo momento in cui tanti di noi sentono proprio mancare la terra da sotto i piedi nella vita di tutti i giorni, incontra la percezione, la nostra attuale esperienza in maniera diretta. Incontra cioè quel modo di porre le cose, non di un io soltanto, ma dell'io fenomenologico, cioè quell'io che, come dice anche Musil, costituisce il punto di vista che conferisce valore improvviso a cose ed avvenimenti tra loro estranei. Incontra cioè quel riempimento percettivo che per Husserl basa rigorosamente la conoscenza in quanto è l'unico in grado di fornire all'esperienza, che è a sua volta base dell'intero processo gnosiologico, il carattere dell'effettività. Mi riferisco alla parola buche, sopra un terreno disseminato di buche, dice Musil, che non è un concetto, bensì, prima di tutto, una metafora. Questo è il modo in cui Musil lì la applica, riferendosi al pensiero matematico o scientifico. Rivolgiamo dunque l'attenzione alle buche, quelle buche sul terreno che lo rendono irregolare, discontinuo, persino pericoloso e quindi difficile da transitare. In italiano la sua metafora über Löcher hinweggehen diviene se cioè possibile ancora più accentuatamente immaginifica. Addirittura tattile, la traduzione di Zampa non è letterale e anche perciò è accattivante. Ritradotto in tedesco, ciò che egli rimporta, riporta è qualcosa come Auf einem Boden mit Löchern überseit. Per essere compresa, la metafora infatti si aggancia a sedimenti originari che affondano o attingono dall'esperienza diretta. È perciò che sono capaci di vivificarla. Abbiamo visioni sedimentate che danno compimento e senso pieno a queste immagini. Possediamo una percezione in senso proprio che ci dà di quella metafora il senso attuale e quindi anche per così dire di nuovo spoglio. Cioè, noi commettiamo qui ora l'ardire tutto rigorosamente fenomenologico, vale a dire metodologico, di prendere per un istante alla lettera una parola che però rimane metaforica e anzi tiene aperto tutto l'entroterra di quella che Blumenberg chiamerebbe una metafora assoluta, in quanto schiude alla nostra riflessione un tema del nostro tempo. E lo facciamo senza smarrirla nella teoria pura. Che Blumen giudica comica o ridicola, perché, calandoci nel dramma che la metafora delle buche d'un tratto come un cenno ci svela, e nella maniera più concreta ricolleghiamo la teoresi all'esperienza vivente, ritornando sempre di nuovo alla cosa stessa, fino a toccare con mano in questo caso la terra. Il puro guardare in quelle buche non può inciampare come Talete. Evoco l'evocazione di Blumenberg, del, di Talete che inciampa nelle buche della sua città. Così avviene che le metafore stesse divengono strumento dell'indagine fenomenologica. In italiano, il termine buca non evoca semplicemente dei forellini, löcher. Molteplici e piccolini. Quelli si chiamano buchi al maschile, come ad esempio quelli del colabrodo, una parola che in senso traslato si usa, è vero, anche per definire l'imprecisione nell'ambito della conoscenza, o la mancanza di memoria, o l'ignoranza. È pur vero poi che le buche sono anche solo le caselle della posta, che qui non c'entrano, ma le buche sono soprattutto le fosse, le buche dei cimiteri in cui si tumulano le bare. Ciascuno di noi ne avrà visto magari una nella sua vita durante un lutto personale, ma in questo tempo tutti noi ne abbiamo visto tante, tutte insieme, estese e profonde da farci impressione. Fotografie terribili di terreni in cui in quantità scioccante le buche ci sono comparse appunto disseminate, moltiplicate. Queste immagini sono fresche nella nostra memoria più recente, tanto da prendere il sopravvento sulla parola. Ci si sono presentate virtualmente, anche perché andarci fisicamente ad accompagnare i deceduti non è stato possibile, ma ci si presentificano ancora ripetutamente alla coscienza fanno parte realmente del trauma della crisi che un secolo dopo la crisi di Husserl in maniera diversa stiamo oggi di nuovo attraversando quella del Covid è un'esperienza talmente vivida da essere addirittura cruda ecco non sono solo nubi dunque diremmo con Musil sono mostri? La mortificazione dell'umanità. A un secolo di distanza da quel 1918, in cui Ulrich propone di istituire quel antesignano di reset del vecchio spirito, quell'anno in cui ebbe luogo, oltre alla fine della prima guerra mondiale, anche la terribile influenza spagnola. La nostra coscienza è nuovamente inquietata da un anno sballorditivo, rinchiusi, le città deserte, magari anche ammalati, cercando di capire con quel senso di stupore da cui il filosofare nasce. All'inizio cercavamo di pazientare, increduli e fiduciosi, poi sono incominciate ad arrivare le immagini le foto di ciò che stava succedendo. Non è una banale esperienza della morte quella che abbiamo fatto, ma è la mortificazione di ciò che finora è stata la civiltà. Non semplicemente l'esperienza della finitezza umana, ma delle cose più brutte che ci tormentano da sempre. La malattia, il dolore, la solitudine, l'isolamento prima in famiglia e poi pure dai nostri cari, la distanza dai nostri amici e conoscenti, l'impoverimento materiale, l'austerità spirituale. È un'angoscia senza fine quella che nel buio della notte ci fa rivedere quella fila di camion dell'esercito italiano che il 18 marzo di un anno fa lasciano la città di Bergamo perché un crematorio solo non è più abbastanza. Erano undici solo i primi. Abbiamo pianto. In quel caso sono ormai scomparse anche le buche. Cenere, polvere. L'esperienza che abbiamo fatto è quella della fine nel nulla. Senza un ultimo saluto, senza alcuna memoria di gesti finali, senza possibilità di empatia con il nostro caro che si è estinto. Tutte le cose di cui da sempre l'uomo ha paura. Paura di annegare nell'affogo individuale e collettivo, di perdere il respiro anche culturale, anche umanistico. Non è solo un virus, è una crisi vera, neanche un incubo. È il peggiore dei turbamenti ad assillarci da un anno. Morire si deve, però non così. Le buche con cui ce la dobbiamo vedere in questo tempo non sono quindi trascurabili. Ci traversano il passo e non è possibile saltar sopra in vegan. anzi alcune sono talmente grandi come in quelle immagini delle fosse comuni a New York da risultare insormontabili come voragini disperati infatti in questi mesi lo siamo come impostare quindi da una prospettiva fenomenologica quel musiliano arrivare sani e salvi dall'altra parte? superando l'angoscia di questa mancanza di umanità, come scrive Musil, che stiamo vivendo e che ci viene decimando. Che cosa facciamo? Bisogna prendere una decisione, incalza a questo punto il conte Leinstorff. Da umili funzionari della filosofia che si costituisce in quanto tale come azione parallela, quella cioè del pensare, Dobbiamo infatti provare a chiarire e prima ancora a comprendere quella che a tutti gli effetti sta essendo un'esperienza di mortificazione, una mortificazione dell'umanità. Ora, questa è un'espressione la cui doppia valenza o ambivalenza non è facile da rendere in tedesco perché intesa qui in un doppio senso, racchiude insieme due concetti, abtötung e demütigung, ovvero una demütigung o avvilimento tale da ucciderci, metaforicamente, di dolore, e al tempo stesso una morte fisica, eppure spirituale, che avviene in condizioni così isolate e disumane, letteralmente, da affrangerci o abbatterci e terrorizzarci in maniera estrema anche perché si ripete si ripresenta quindi non smette di traumatizzarci trattasi dunque di un turbamento affatto comune come non comune e per lui nuova è l'esperienza di Turles al collegio di Merisch Weiskirchen come adolescenti ci ritroviamo infatti ad afferrare la fenomenologia alla vista delle buche stesse. Cominciamo dal chiudere metaforicamente gli occhi. L'epochè è infatti di suo già una decisione. Non certo per negare la realtà, ma per mettere tra, tra parentesi l'ovvio, linguaggio compreso, e attivare l'altro sguardo. Immergendoci in quell'altro stato, The anderes Zustand, come lo chiama Musil, che attiva l'intuizione, l'atteggiamento fenomenologico. In azione è il pensiero. Non quindi per sottrarci, né saltar sopra, né bypassare in alcun modo, ma per prenderci in carico con tanto sconquasso, per scendere giù dentro quelle buche sul terreno disseminate. Più profondo possibile, fino al centro della Terra, dissotterrandovi il noto per calarci nell'abisso, esperendo la morte, morendoci, anzi, pur facendo al tempo stesso ogni, forzo, ogni sforzo per rimanere in vita. È un'operazione impossibile, irraggiungibile per la via del naturalismo. Il positivismo ci porta appunto a ignorare le buche saltandoci sopra in maniera incosciente fino a inciamparvi cadendo sconfitti per scomparire definitivamente quella dell'offensiva positivistica nelle sue forme molteplici dallo scientismo alla realtà virtuale dalla rimozione della sfera individuale allo svuotamento del linguaggio dallo scardinamento dell'etica alla contravvenzione della logica è la più grande crepa in cui il mondo è caduto. La minaccia tecnocratica di cui questa crisi sanitaria rischia di essere veicolo preme infatti ciascuno di noi a mettere in dubbio le salde certezze della vita pratica, proprio quelle che invece, scrive Husserl, non possiamo mettere in dubbio. Sarebbe una follia, dice, non posso mettere in dubbio l'essere reale della mia vita o del mio corpo. Di fronte a quella che dunque, benché appaia come una nuova crisi, altro non è a ben vedere che un acquirsi della medesima crisi da lui individuata, egli incoraggia. Noi stessi, noi filosofi del presente, a mettere ancora una volta in atto il metodo fenomenologico per parafraso Husserl per comprenderne l'utilità nella connessione storica complessiva e adesso cito Husserl, rivivificando la concettualità sedimentata e ridestando la catena dei pensatori per pensare autonomamente. Ci invita dunque a lavorare la filosofia singolarmente, producendo anche nuovi risultati, che comunque avranno un'esistenza effimera e torneranno a sfiorire. Queste sue pagine, che ci incalzano in maniera così forte da toccare anche la nostra attualità, gettano quindi esse stesse un fascio di luce sulla continuità della fenomenologia. E richiamandoci al dovere di non consegnarci alla ragione pigra, cito sempre Husserl, costituiscono uno sprone a cui non possiamo in alcun modo sottrarci. Perché nello spingerci ad affrontare quello che Wittgenstein chiama il terreno scabro, Zurück auf den Rauen Boden, già prima ci confortano. C'è una cordata a cui siamo allacciati. Quindi per quanto il centro della riflessione sia pur sempre la riconduzione al flusso di coscienza di un io che sempre di nuovo pensa le cose stesse come per la prima volta, noi non siamo a rigore soli. Così dunque anche se, come a Ulrich sembrava, che tutti i momenti decisivi della sua vita fossero stati accompagnati da quell'impressione di stupore e solitudine, cito Musil. Pure a noi sembra che sia addirittura paura, quella che ci opprime questa volta. C'è un modo in cui possiamo procedere per avanzare nel terreno tortuoso e non disperare. C'è un metodo apodittico, dice Husserl, il quale attualizza una unità complessiva sempre di nuovo responsabilmente sottoposta a critica che si chiama filosofia e che guida i nostri passi. Quel sentimento di sicurezza di cui parla Musil nel Tölles, noi lo troviamo nell'esercizio delle riduzioni fenomenologiche. Cito Musil, un sentimento che non ci lascia mai, che ci sostiene che ad ogni istante prende in braccio come un bimbo la nostra intelligenza per proteggerla. Dinanzi all'insufficienza dell'intelletto e alle progressive degenerazioni del positivismo, abbiamo dunque questo punto d'appoggio che trae forza da quel cito Husserl filosofare comunitario e collaborativo che converge in una filosofia vivente in modo unitario, ma che in ultima analisi è ancorato all'interiorità intenzionale, alla coscienza di un io, perché è lì che, cito Musil, se non avessimo tale percezione ci avvlosceremmo come sacchi vuoti. In questo Dasein che prima di diventare per Heidegger un nome è già cartesiano e poi husserliano e niente affatto un soggetto universale per così dire schematico come quello kantiano è un individuo ed è libero vivenziare la morte dunque deve fare esperienza in prima persona questo individuo ma come si fa a esperire la morte restando vivi come si può fare una simile esperienza di vivere la morte? Dentode Erleben o da Leben o da Sterben Erleben. Ecco, ora ci troviamo dinanzi al burrone. Individuate le buche, lo strapiombo, corda in mano, quella fenomenologica, mi calo dentro. Sono scesa, non caduta nell'abisso. Tocco fondo. E imbracciando la metafora come una piccozza, fra vette da brivido, vette e basura, dice Mosil provo ora a scalare la pietra che si erge davanti come una parete, infilandomi dentro la crepa nel suo albero. Non è un muro impenetrabile, ma il più ripido dei sentieri, ricco di punti a cui aggrapparsi, che conduce alla cima. Di certo non la raggiungo e tuttavia scorgerlo alla distanza, come dice Husserl, inizia a rendere comprensibile la teleologia insita nel divenire storico, non solo della filosofia. A quel punto, infatti, guardando in su verso quel blaues unsagbares tiefes Loch zwischen Volken, come dice Thörles ci si può rendere conto che l'espressione sopra un terreno disseminato di buche, che tra le molte difficoltà concrete evoca il buio della morte stessa, corrisponde per rispecchiamento a un'altra espressione musiliana, che, evocando anch'essa la conoscenza, si proietta invece chiaramente sulla vita. E simmetricamente ci viene incontro per salvarla. Ecco dove siamo allora sotto un silenzio balenante di immagini. Quindi di nuovo in quell'esperienza husserliana sempre ancora muta, cito Husserl, che solo in seguito viene indotta a esprimere il suo senso. Se viste dalla superficie le buche ci attirano nella loro oscurità, confusa e inospitale, una volta adentratici in esse, dal basso di quel silenzio, cioè senza più parole, possiamo vedere il bagliore di immagini che invece fanno luce sul percorso, pur tortuoso, in salita, che ci porta a riemergervi. Così si può raggiungere una nuova chiarezza. Il filo è insieme sintetico e analogico. Non abbiamo perso la metafora che alla fine ritroviamo. Quel filo ci ha guidato nella comprensione del fenomeno in questione, la nostra vita, la nostra fine, essendoci passati come se fossimo morti in prima persona. C'è un'esperienza abissale, la cui tematizzazione fenomenologica porta a, porta a constatare l'indispensabilità anche della seconda riduzione, la quale è analogico-riflessiva e lega a Husserl anche Heidegger. Rilega l'esperienza all'esistenza e quindi conduce all'essere, ma fin dall'identità. Di quell'io che all'inizio si è spogliato di tutto, disponendolo a completare il tragitto, ora per la via edetica. È quindi un'esperienza di compimento, ma pure della fenomenologia stessa, che conferma la podicità del metodo, nel suo fluire, nel suo stesso divenire. E che di quelle fluttuazioni del significato che nulla tolgono all'esattezza continua comunque ad alimentarsi questo è il paradosso che Musil ci sbatte dinanzi agli occhi: è la radicale apertura alle qualità che rinvia a una condizione di assenza di predicati a consentire di ritrovarle, e ciò non solo perché la metafora sia mobile o perché lo sia il mondo, come sembra bastare a Ricœur, ma perché il metodo è valido. Il filosofo scrive Merleau-Ponty si riconosce dal fatto che egli ha inseparabilmente il gusto dell'evidenza e il senso dell'ambiguità. Quando l'ambiguità egli si limita a subirla, essa prende come di equivocità. Nei più grandi, invece, essa è posta a tema e contribuisce a fondare le certezze, anziché minacciarle. Così, dunque, procede Husserl. Esattezza e anima. I due alberi e la libertà. Trattandosi, quindi, di ragionare sulle parole di due colossi, che proprio nell'intersezione fra l'orizzonte della filosofia e quello della letteratura felicemente si incontrano. Il passo qui evocato del primo romanzo di Musil si presenta, si presta come una chiave per leggere le pagine del secondo che ci sono state poste e ricollegarle al tempo stesso al grande sprone di quelle di Husserl. Perché è infine su questa stessa questione che Musil fa tornare anche Ulrich, appunto nel capitolo 116 dell'uomo senza qualità, dove approfondisce il rapporto tra anima ed esattezza. I due alberi, due binari, due fondamentali modi di procedere, le due grandi metà della vita le due sfere fondamentali dell'umanità. Così cita, cito Musil in tutte queste espressioni. Amore e forza, sentimento e intelletto, allegoria e univocità. La seconda, dice Musil, è la legge del pensare e agire lucidamente, la quale impera tanto in una serrata deduzione logica come nel cervello di un ricattatore che incalza la sua vittima, scrive. L'allegoria, invece, è il collegamento di immagini, la, log la logica sdrucciolevole dell'anima, capace di orientare anche i rapporti etici e la volontà morale della vita. Già anche nel Turles Musil parlava di uomini cosmic cosmici è proprio in concomitanza di due fili, zwei quello dell'anima e quello del mondo. veri uomini scrive sono quelli che hanno sanno penetrare in se stessi, capaci di indovinare con la forza del pensiero il posto che occupano nel processo cosmico. ma tutti quelli che fino ad oggi hanno seguito il secondo filo, osservava cioè la forza del mondo che tanto in loro come fuori di loro sono stati costretti a strappare il primo. È dunque così che l'uomo ha perduto il collegamento fra vetta e bassura, come egli poi scrive nell'uomo senza qualità. E, cito sempre ancora Musil, una conseguenza contraddittoria di tale frattura è il sovraccarico di aggeggi cerebrali di cui si addorna oggi la diffidenza contro lo spirito ma d'altra parte sempre ancora musil l'accoppiamento di concezioni cosmiche con attività con esse poco compatibili come la politica la mania universale di far d'ogni modo di vedere una presa di posizione e di ogni presa di posizione un modo di vedere il bisogno dei fanatici d'ogni specie di riflettere tutti intorno in un gabinetto di specchi la rivelazione di cui sono depositari, straordinarie da leggere oggi queste righe musiliane dinanzi all'imperversare anche dei social networks, tutti questi fenomeni così usuali, e gli scrive sempre ancora Musil, cito, non sono come vorrebbero essere Un'aspirazione all'umanità, ma una mancanza di umanità. Nasce così l'impressione che bisogna prima allontanare del tutto l'anima che vi sta per sbaglio. E conclude: senza dubbio, ciò che si chiama umanità superiore non è che un tentativo di fondere insieme, separandole prima, cautamente. Queste due grandi metà della vita. Fine della citazione di Musil. È così che arriva alla polemica proposta dell'Eaden Secretariat per riunirle. Ma, chiediamo allora, quel diavolo di un Ulrich non vorrà mica dire riunirle d'ufficio, rimangiandosi la differenza? Dobbiamo porre mano a un inventario generale dello spirito, dice, fare quello che sarebbe necessario se fosse l'anno del giudizio universale e bisognasse farla finita con lo spirito antico e dare vita a uno spirito più alto. Scolvolgono davvero queste righe così poste, alla luce di quello che un secolo dopo sta accadendo con disegni come quello del Great Reset. L'intervento di Ulrich non suona affatto come uno scherzo. Musil provoca se stesso, perché la differenza si gioca tutta ancora una volta sull'antipositivismo. Quella che è in ballo è sempre la stessa crisi, che è tanto più lunga di quello che appare perché ha raggiunto anche il nostro tempo. Il credere che sia possibile. Una specie di produzione sintetica della vita giusta, come dice Musil in, in quelle pagine, sintetica inteso ora non più nell'accezione husserliana, ma in quella di artificiale, tecnologica e tecnocratica, sembra infatti essere nelle ambizioni, diciamo pur cosmiche, come se globali non fosse già troppo, di organizzazioni che dell'anima o dello spirito. Intendono fare carta straccia, come infine pure in verità dell'esattezza. E a cui parrebbe proprio giusto rispondere con l'ironia di Arnheim, dice Mosi: Arnheim: Lo spirito umano ha purtroppo questo limite: che le sue forme di vita non si possono allevare in laboratorio come topi da esperimento. Fine citazione di, di Mosi. Non per modificarli in bene, purtroppo, ma Dio ce ne guardi, tanto meno il peggio. Non è certo questo ciò che Husserl ha in mente quando invita e anzi sprona noi poveri basiti fenomenologhi, intenti ad applicare dinanzi a ogni nuovo fenomeno il suo insegnamento, di sforzarci di mettere al servizio dell'umanità il suo metodo scrupoloso in quanto funzionari della filosofia. Eppure, dal momento che la proposta riguarda quell'azione parallela che possiamo considerare come l'altro nome, il nome metaforico o letterario della seconda epochè, che segue appunto l'altro stato, lo stato del senso che ne traduce la prima, e quindi rientra in quella grande parentesi che segna il terreno o sfera trascendentale della fenomenologia. Dove anche le buche possono rivelarsi vette, capiamo quanto la volontà di Musil sia invece del tutto affine. I due passi proposti da questa Tagung trovano dunque chiarezza nella comprensione dell'unità di questa connessione e confluendo nel riattualizzarne il valore mettono in evidenza l'impegno presente. Se il rischio è che la tragedia di questa crisi si naturalizzi, rientrando così nuovamente nell'ovvio, qualcuno parla infatti di nuova normalità, se il pericolo è che tutto il male che essa implica si banalizzi, anche in parte nel senso arentiano, ebbene, da quella sorta di calcificazione che dunque rischia di modificarci come specie, alterando il nostro fare e il nostro essere, e che travolge la salute anche della nostra anima, come una malattia che se si cronicizza può anche trascendere questo nuovo difficile tempo, dobbiamo guardarci come da una minaccia. Dobbiamo assolutamente prendere distanza. Abbiamo il dovere di provarci, al di là della piccolezza di un io, che però resta tutto ciò che abbiamo dal basso di quell'io dobbiamo risalire alle origini dell'uomo affinché il suo futuro in quanto umano resti pur sempre ancora possibile ecco dunque la teleologia sulla soglia di una storia non solo della filosofia che alcuni teorizzano di cambiare resettare non abbiamo bisogno di alcuna istituzione di governo mondiale, se positivisticamente intesa. Un eaden regirum für Technisierung des Lebens, un governo globale per la tecnificazione della vita che travolgerebbe ogni azione, compreso il pensiero, che col pretesto dell'esattezza, ma di un'esattezza imposta, sgangherata e niente affatto autentica, annienterebbe oggi l'anima. Non avrebbe senso che a sopravviverci saltando sopra noi stessi fosse un post disumano. Conservare la libertà, condizione di possibilità della vita umana sulla faccia della terra, diviene così infine molto più di un precetto politico.